Buonasera e benvenuti a tutti quanti a questa prima serata divulgativa che il Circolo Astrofili organizza per quest'estate. Qua avete già visto, a chi è interessato, ci sono le locandine delle prossime serate che faremo. Credo abbiate avuto anche un calendarietto. A chi è interessato basta che cerca là e ci trova. Bene, detto questo, questa sera abbiamo con noi un personaggio che definire eccezionale è poco. Padre George Coyne, chi è? Padre George Coyne è nato a Baltimora, nel Maryland, nel 1933. Si è laureato in matematica nel 1958 alla Fordham University e ha ottenuto il dottorato in astronomia alla Georgetown University di Washington nel 62. È uno dei massimi astronomi al mondo. È stato chiamato a dirigere la Specola Vaticana da Papa Luciani e da allora dirige la Specola Vaticana. Lui vive della sua vita fra Castel Gandolfo e Tucson, in Arizona, dove appunto c'è la sede osservativa del Vaticano, perché a Roma l'inquinamento luminoso purtroppo non permette più di usare strumenti per quello che riguarda lo studio. Quindi padre George Coyne i suoi studi li fa in Arizona, a Tucson, all'osservatorio di Mount Graham, a 4.000 metri di altezza. Lui lavora naturalmente sulle frontiere dell'astronomia, ma stasera, la rappresentazione che ci farà stasera sarà ben più adatta a noi, diciamo così. Bene, non mi resta altro che presentarlo. Pronti? Mi sentite? Chi vuol sentirmi mi sente. Grazie dell'accoglienza, specialmente a Mario, ai soci dell'Associazione Astrofili. Che bella memoria che c'ha della mia biografia, perché certe cose che non mi ricordo neanche io della stessa. Ovviamente ci sono certe cose che non voglio ricordare, come tutti. Non ha detto perché vado io quasi 4 volte all'anno da Roma a Tucson, Arizona, da Tucson a Roma. Il vero motivo è un po' un segreto fra i miei confratelli religiosi, ma noi gesuiti tutti devono obbedire ai genitori, alle autorità, eccetera. Ma noi gesuiti abbiamo un voto speciale di obbedienza ai superiori. Io da giovane gesuita ho trovato più facile così. Quando il superiore sta a Roma, io cerco di andare in Arizona. E quando il superiore sta in Arizona, ovviamente cerco di... Purtroppo hanno nominato 2 superiori adesso, non c'è scampo. Allora andiamo avanti col discorso di stasera. Questo per primo per introdurvi un po' alla Specola Vaticana. Questo è il logo della Specola. L'Osservatorio del Vaticano, che risale alla riforma del calendario, a 1582, Cioè le prime iniziative di astronomia in Vaticano risalgono a quel periodo. Nel 1891 fu fondato formalmente l'osservatorio alle spalle, come si dice a Roma, del cupolone. Proprio alle spalle della Basilica c'erano 4 telescopi. Negli anni 30, 1935, Roma già, troppa luminosità del cielo, l'osservatorio fu trasferito a Castel Gandolfo,
che dista una ventina di 25 chilometri, almeno quel poco per rifugiarsi dalle luci di Roma, ma oggigiorno anche i castelli sono troppo luminosi, allora per quel motivo abbiamo l'Istituto di Ricerca in Arizona. La sede principale sta sempre a Castel Gandolfo. Il logo dice ci sono tre movimenti per dire sferiche, se vogliamo, tre movimenti sferici. La volta del cielo, rappresentato dalle stelle, la volta di una chiesa, diciamo San Pietro, e la volta di una cupola abbracciata un po' da tutte e due. Allora, vuol dire che noi facciamo la ricerca dell'universo come fanno tutti gli istituti scientifici. Siamo un istituto scientifico a cercare di capire l'universo tramite l'appoggio della Chiesa. Speriamo perciò che questo sia trasparente, e lo è. La Chiesa ci appoggia completamente. Se volete domandare dopo, non c'è nessuna interferenza da motivi religiosi, teologici, filosofici sulla nostra ricerca. Infatti, per dire la verità, in Vaticano non sanno quello che facciamo. E così siamo proprio liberi a fare quello che vogliamo. Stasera vorrei parlare dalla vita nell'universo, ma inizio con una presentazione così. Dico la danza dell'universo fertile e cercherò di spiegare cosa voglio dire per l'universo fertile. Per me a spiegare l'origine della vita nell'universo e tutti gli oggetti infatti nell'universo, bisogna trattare di una certa danza, un abbraccio fra eventi cosmici casuali e necessari, insieme con la fertilità dell'universo. Tre elementi, casualità, necessità e dico fertilità. Vediamo cosa vuol dire. Prima certe considerazioni introduttive. Gradini della complessità, un confronto interessante fra cosa voglio dire per la fertilità della persona umana in confronto con la fertilità dell'universo e un confronto dell'età della civiltà umana con l'età dell'universo per stabilire un certo sottofondo per la discussione. Prima, l'emergenza della persona umana è stata per puro caso o progettato? Cioè, la domanda classica. Per secoli si discute, è per caso? È importante perché implica, se è per caso, chi ha bisogno di Dio? È successo e basta. Se è progettato, non per me necessariamente, ma uno potrebbe pensare di un progettore. Se è progettato, c'è qualcuno che ha fatto il progetto. Io dico non necessariamente e cercherò di difendermi dopo, ma in ogni modo le implicazioni sono enormi, se è per caso o per necessità. Dico io che la domanda è sbagliata e allora qualsiasi risposta è sbagliata. Sbagliata forse no, ma insufficiente. La domanda è insufficiente. Iniziamo così, sembra complicato, ma cerco qui solo di mettere insieme la nostra conoscenza scientifica. Cosa voglio dire per complessità epistemologica? Ovviamente noi, per progettare un collegio, un'università, bisogna dividere le discipline. Nessuno qua sa per tutto. Allora, abbiamo diverse discipline, dalla fisica alla biochimica, eccetera, filosofia, teologia. Le diverse discipline. Ma quella divisione, c'è qualcosa naturale o è artificiale? È una convenzione nostra a dividere così. C'è nell'universo
qualche fondamento per dividere le discipline così, la prima domanda. La seconda, andando così su questo rapporto inclinato, è più complesso, cioè la filosofia è più complessa della fisica atomica, e se è, se lo è, cosa vuol dire la complessità? Queste sono considerazioni introduttive, una risposta definitiva non ce l'ho, ma per me la fisica delle particelle è la cosa più semplice che ci sia. Quando arriviamo alla sociologia, antropologia, trattiamo di persone che hanno la libera scelta, la statistica scientifica possiamo fare, ma le leggi dell'economia, della sociologia, sono molto meno determinate dalle leggi della fisica e della chimica. È quello che voglio dire per complessità, a questo punto. In più sappiamo, questa è la scienza. Questi sono risultati scientifici, innegabili. Cioè, l'universo, dal suo inizio, 30,7 miliardi anni fa, possiamo anche mettere 7 decimi di 1 miliardo di anni, perché l'esattezza è quella. Non parlo stasera di come misuriamo, ma sappiamo che l'universo ha quella età. Diciamo per semplicità 14 miliardi di anni, dal momento del Big Bang. Sino ad oggi sono venuti fuori nell'universo questi oggetti, per dire, protoni, nane bianche, pianete, piante, alberi, noi. Siamo prodotti di un universo in evoluzione, innegabile, scientificamente parlando, innegabile. I dati scientifici appoggiano, non è che sappiamo tutto, ma appoggiano completamente quello che dico, che questi oggetti sono venuti fuori nell'universo in evoluzione. Questo sto fuori dal mio campo, ma penso che sia proprio vero quello che dico. Se facciamo una stima della variazione genetica di un essere umano, cosa risulta? Ognuno di noi ha sui 30.000 geni, fra i quali ognuno di noi ha geni diversi per 2.000 più o meno. Cioè ognuno di noi ha 30.000, e lei ha 2.000 diverse di me, è la diversità genetica, e quello è un fatto della ricerca biologica genetica. Se quello è vero, la replica di un individuo da due altri individui risulta con una variazione enorme. Non bisogna sapere molta matematica per stabilire questo. Cioè, la variazione a 2.000 di due individui si moltiplica per arrivarci a una variazione genetica del prodotto di 10 alla 600. Enorme, ovviamente. Cosa vuol dire che ogni individuo ha la capacità di produrre 10 alla 600 diverse uova oppure sperma? È un fatto. Sapete questa numerologia per dire? 10 alla 600 vuol dire 1 con 600 zero addietro. È un modo di esprimersi matematicamente. Nell'universo visibile ci sono 10 alla 76 atomi. Io faccio un confronto fra questo numero e quello, e dal confronto non so cosa vuol dire. Ma è interessante a vederlo,
possiamo dire la fertilità dell'universo è tanto minore alla fertilità umana. Come mai un universo che ha solo 10 a 76 atomi è uscito da questo universo esseri che hanno una variazione genetica di questa? È una domanda, non so che fa senso o no, ma mi meraviglio. Mi fa meravigliare quel confronto fra le due cifre. Saltiamo all'età dell'universo in confronto con l'età della civiltà umana. E per farlo, perché le cifre sono grandissime, per metterle più intime, più concepibili a noi, mettiamo tutta l'età dell'universo, siccome fosse un anno terrestre. Cioè prendiamo 14 miliardi di anni e li schiacciamo a un anno terrestre. Vabbè? E vediamo cosa succede. Cioè cambiamo solo la scala, si dice. Primo gennaio, ovviamente, l'inizio. I dinosauri avevano il vantaggio di essere nato Natale, ma vivevano solo 5 giorni. Guardate un po', è interessante da vedere. Ma più interessante è l'ultimo giorno dell'anno terrestre, il 31 dicembre. I primi esseri umani, 7 minuti prima di mezzanotte. E più interessante, solo 5 secondi prima di mezzanotte nasce Gesù, Galileo un po' dopo. E questo è solo un confronto dei dati che conosciamo. E allora, per me vuol dire tante cose, ma una cosa che deve dire, andiamoci noi scienziati modestamente, umilmente un po'. Tutto quello che conosciamo dalle scienze dell'universo, tutta quella conoscenza è acquisita negli ultimi 2 secondi. C'è da indagare ancora. Cioè, tutto quello che condivido con voi stasera, dentro di quello che dico, è un po' di ignoranza. Cioè, per forza, stiamo lavorando solo 2 secondi di un anno dell'universo. E il fatto è che l'età umana, la civiltà umana, ha un'età tanto piccola in confronto con i 14 miliardi di anni dell'universo, che risulta questo. Siamo venuti agli ultimi secondi. E la scienza è nata proprio agli ultimi secondi dell'universo. La nostra conoscenza scientifica è recente, recentissima per dire. Ma la conoscenza scientifica ce l'abbiamo. E allora entro un po' a dire cosa sappiamo dalle scienze dell'universo in evoluzione, rapidamente. È una costellazione quella di Orione, ovviamente, no? I nostri antenati guardavano le stelle più brillanti e vedevano in quelle stelle i loro eroi, cioè congiungevano insieme le stelle più brillanti e vedevano lì, per esempio, Orione, il grande cacciatore. E se dovessimo vedere di qua, c'è l'orso che va in caccia, c'è il cane di caccia qua, da caccia là. Ma noi sappiamo che questa stella lì non ha niente a che fare con quella lì. Quella stella dista da noi migliaia di volte dalla distanza di quella stella. Cioè, queste stelle distano fra loro enormemente.
Noi è ovvio, ma ripetiamo, tutti gli oggetti celesti li vediamo con i nostri occhi, siccome stessero alla stessa distanza. La Luna, Sole, pianeti, i satelliti anche artificiali, tutti gli oggetti che stanno lì nel cielo sembrano a noi di essere alla stessa distanza, il cosiddetto piano celeste. Il fatto è che la distanza fra i nostri occhi è tanto piccola in confronto con la distanza minima agli oggetti celesti che li vediamo alla stessa distanza. Ma studiando bene sappiamo che esistono fra loro grandissime distanze, vero? Non dico che una parola sul tema dell'astrologia. Il fatto che sono nato io nella costellazione di Capricorno non fa niente. Cioè che il Sole stava nella casa di Capricorno quando sono nato io, non esiste una casa di Capricorno, semplicemente non esiste. Le costellazioni sono artificiali, sono fabbricate da noi. Vedendo le stelle facciamo una casa di Capricorno, ma quella casa non esiste. Le stelle distano fra loro una tanta distanza. Questa è la pancia dell'Orione. Se riesco ad andare dietro, sì. Proprio qua, se scattiamo una foto nella luce infrarossa, cosa vediamo? Vediamo quello. Cosa vuol dire? Cosa c'è? Cioè il gas incandescente, il gas rosso, il gas blu. Se vediamo da vicino, stessa pancia di Orione, dal telescopio spaziale, vediamo ingrandito. La luce blu, la luce rossa. È bella, ma cosa vuol dire uno scienziato quando guarda? Dice, cosa vuol dire quella? Vuol dire che sono nate le prime stelle in questa nebulosa. Perché la luce qua è blu e la luce qui rossa. Perché sono nate già le prime stelle. E le prime stelle sono le stelle più energetiche, di una massa più grande. Sono nate qua. Irradiano il gas assorbe l'energia e riemette l'energia nella riga spettrale di H-alfa che sta nella zona rossa dello spettro. Cioè questa è un'indicazione che ci sono già dentro questo gas, delle stelle molto energetiche. Questo è blu perché dista tanto dal grembo stellare, per dire, dove nascono le stelle, dista tanto che non assorbe l'energia ma riflette l'energia. E quell'energia riflessa è come il cielo nostro, per lo stesso motivo. Cioè le molecole, i granelli di polvere nel cielo, nell'atmosfera terrestre, disperdono la luce e la luce dispersa è blu. E per lo stesso motivo quella luce blu. Tutto quello che ho detto sinora succede in una galassia. Una galassia è un insieme di 100 miliardi di stelle. E ha un diametro da lì a lì di 100.000 anni luce. Una galassia normale. La nostra è una galassia proprio simile a questa. Se dovessimo far girare questa galassia, non possiamo farlo, ma ci sono altre galassie, vediamo questa galassia da un profilo, dico, dal piano equatoriale. Una galassia tale è molto piatto, è come il tavolo qua. Cioè è due volte più lunga che spesso. E se vediamo da questo profilo, ma se giriamo per 90 gradi, vediamo così. Cioè vediamo
i bei bracci a spirale, il nucleo della galassia. Torniamo un po' per capire però bene. 100 miliardi di stelle, un diametro di 100.000 anni luce, cosa vuol dire? Se tu hai un amico qua che ascende un fiammifero e tu stai di là, devi aspettare 100.000 anni per vedere quel fiammifero acceso. Perché la luce cammina velocemente, ma con una velocità finita. Farebbe una bella conversazione, io non ho nessuna esperienza, ma dico una bella conversazione con la suocera, no? Tu dici, mamma, come stai? Dopo 100.000 anni, il ginocchio non mi va. Dopo 100.000 anni... una galassia nell'universo. Torniamo sopra un altro momento, perché ancora è molto ovvio, non dobbiamo ripeterlo, non vediamo mai niente com'è la moneta. E questa non è epistemologia, è la velocità della luce. Cioè io per vedere i signori in prima fila, io le vedo le persone qua come erano un millesimo di un millesimo di un millesimo di un millesimo di un secondo fa. Perché la luce ha dovuto camminare dal suo naso ai miei occhi e impiegava millesimi di secondi. Le persone in ultima fila le vediamo come erano un millesimo di un secondo fa. La luna come era 8 secondi fa, penso, non mi ricordo tanto. Il sole come era 8 minuti fa, quando tramonta il sole è già tramontato 8 minuti fa, perché la luce dal sole impiega 8 minuti per venirci. Le galassie, come vedremo, più distanti nell'universo, fotografie scattate dal telescopio Hubble, le vediamo come erano 10 a 12 miliardi di anni fa. Ovviamente certe galassie che vedo io oggi non esistono più. Cioè, man mano che guardiamo più distante nell'universo, guardiamo addietro nel tempo. È un certo vantaggio perché l'evoluzione dell'universo possiamo cercare di ricostruirla, l'evoluzione, tramite misure fatte a diverse distanze, e cioè a diverse epoche. Cerchiamo di ricostruire in quell'epoca cosa è successo. Questo è il piano equatoriale della nostra galassia, la Via Lattea, scattata in luce infrarossa. E vediamo, è un mosaico, ovviamente non possiamo andare fuori dalla galassia per scattare fotografie. È un mosaico costruito da fotografie scattate di dentro della galassia. E vediamo ancora le zone di gas rosso, le zone di gas incandescente. Questa è la stessa cosa vista nella luce visuale, la luce che vediamo noi, non infrarossa. Miliardi di stelle, ma anche interessantissime cosiddette nubi oscure. Cosa sono le nubi oscure? Che significato hanno? Questa è una bella nebulosa oscura. È la nebulosa nordamericana, e non è che sono nordamericano che l'ho progetto, ma è interessante, perché rassomiglia proprio al continente nordamericano, no? C'è Messico, penisola di Yucatan, la Florida, annebbiata, ma sempre annebbiata fin dalle elezioni di che anno? 2000 qualcosa. La baia Chesapeake, che è la baia più bella del mondo, sono nato io lì, e la California e l'Arizona non esistevano. No, è una meraviglia. Ma più importante è domandare perché ci sono tantissime stelle di qua e poche stelle di là.
È proprio una mancanza di stelle? Altro che, qui è un grembo stellare, cioè dentro questa nube di gas nascono le stelle. C'è un, per dire, un velo di gas che scende e nasconde le stelle che stanno al di là dello schermo, cioè emesse nella la nube oscura. E altro che una mancanza di stelle, è proprio un grembo stellare dove nascono le stelle. Allora, io ho parlato tanto della nascita delle stelle, è un processo ben conosciuto, non c'è per noi problema di sapere come nascono le stelle. Una nube, come le nubi che abbiamo visto, per un confronto fra campi gravitazionali, magnetici, eccetera, si frammentano, si spaccano, un frammento, un altro frammento, ogni frammento per la legge della gravità comincia a condensarsi, per la gravità è... Man mano si condensa, si riscalda, le leggi del gas. Quando un gas si condensa, se prende un pallone è lo stesso, si espande, si raffredda, si concentra, si riscalda. Ma in questo caso, questo ha una massa di 5 se non 10 masse solari. Quando condensa la temperatura diventa sempre più alta finché si arrivi ad una temperatura di milioni di gradi e si innesca un forno termonucleare. È facile a capire, è solo il calore è tanto che idrogeno comincia a convertirsi in elio, elio in carbonio, carbonio in azoto, azoto eccetera, sino a ferro. Cioè si passa dagli elementi meno pesanti agli elementi più pesanti e rilascia energia. Il Sole sta, da 5 miliardi di anni, sta convertendo idrogeno ad elio. E la farà per un altro 5 miliardi di anni, dopodiché si scoppierà e buonanotte. Ma una stella è nient'altro che quella, una condensazione di gas che ha innescato un forno termonucleare. Questo è un buon esempio di una nube che si frammenta per creare delle stelle. Qui stimiamo che avremo alla fine una massa stellare di qualche centinaio di stelle nate con quel processo che ho appena descritto. Chi si vede ancora? La nebulosa di riflessione, la nebulosa blu. Cos'è questa? Gli astrofili non possono rispondere. Eh? Com'è? Ring nebula, sì sì, il nome è quello, ma cos'è? È una stella moribonda, è una stella che sta morendo. Cioè alla fine della sua vita, per dire, una stella converte idrogeno ad elio, eccetera, come dicevo, ma alla fine manca una sorgente termonucleare, non c'ha più idrogeno, non c'ha più elio, ha bruciato tutto. E alla fine, senza quella fonte di energia, scoppia. Si condensa un'ultima volta, scoppia e butta fuori all'universo quell'anello di gas della sua atmosfera. E questo succede a tutte le stelle di una massa più o meno la massa del Sole. Ma se una stella dovesse avere una massa molto più grande, questo è ancora un esempio. Qui un altro esempio. Se una stella dovesse avere una massa 5 volte la massa del Sole, succede un altro processo, un po' più angoscioso il processo. Vedete questa stella qui, quella piccola stella, quella stessa stella, in 5 giorni, nostri giorni, è successo questo, ha cominciato a scoppiare,
e ha finito così. È una supernova. Vedete, potete verificare che è allo stesso campo, le due stelle qui sono le due stelle là, tutto normale. Ma questa stella 2 milioni di volte più energetica di quanto prima in 5 giorni. È una supernova. Anche una stella moribonda, ma in un altro senso perché ha avuto una massa tanto grande. Allora, ho parlato, qui un'altra supernova, famosa nebulosa del granchio. Qui dentro c'è la stella morta e una stella a neutroni. Ma non possiamo dire delle stelle a neutroni, le stelle nane bianche, ma è una stella morta con questo gas intorno. Dopo 200 milioni di anni, questo oggetto comparirà così. Cioè il gas si disperde nell'universo. Io qui non ci sono stato per 2 milioni di anni, non ho potuto verificare questo processo, ma come dicevo prima, andando a diverse distanze possiamo ricreare, cercare di ricreare questo processo. E insisto che questo oggetto qui diventerà così, si disperde nell'universo. Perché parlo tanto? Prima di proseguire, parlo tanto della nascita e della morte delle stelle, perché il tema è l'origine della vita nell'universo. Come c'entrano le stelle? Se non fossero per questi processi della nascita e della morte delle stelle, non ci staremmo noi. È un fatto scientifico. Perché per avere carbonio sufficiente, ossigeno sufficiente, eccetera, per la vita umana, ci volevano 3 generazioni di stelle. Cioè una stella muore, butta l'atmosfera all'universo, come abbiamo visto, da quel materiale rimasto, dalla morte di una stella precedente, nasce un'altra generazione di stelle. Ma la seconda generazione di stelle nasce da materiale arricchito dai processi termonucleari. Cioè all'inizio c'era pure idrogeno, puro idrogeno. Dopo la prima generazione di stelle c'era idrogeno con un po' di elio, un po' di carbonio, per la morte delle stelle. Dopo la seconda generazione ancora più elio, più carbonio. Cioè, man mano che si ammassano e muoiono le stelle, l'universo si arricchisce del materiale più pesante. E quell'arricchimento del materiale ha condotto a noi. Senza quello non ci staremo. Dove troviamo il carbonio sufficiente per fare le unghie, i capelli, eccetera? Cioè siamo nati, in un senso molto scientifico, dalle stelle. Io dico ai studenti in Arizona, siamo nati, sì, dalle stelle. C'è un professore amico che dice, siamo nati dal rimanente termonucleare, ma è la stessa cosa, mi sembra più bella dire che siamo nati dalle stelle che dai rimanenti rifiuti termonucleari, diciamo. Allora, stabilito quello, che siamo noi nati dalle stelle e senza la morte e la nascita e la morte delle stelle non ci staremo, intorno a certe stelle è successo questo. Cioè, dalla nascita di una stella come il Sole è rimasto certo materiale. Quel materiale per forza della gravità, della conservazione di momento angolare, ha dovuto formarsi in un disco intorno alla stella madre, per dire, e tutto quel materiale condensato, cioè disperso così, adesso condensato in un disco, le collisioni erano più frequenti.
arrivato per l'effetto detto palla neve, si è accumulato e si sono formati i pianeti. È un processo, non è che sappiamo tutto, ma il sistema planetario non è nato per miracolo, è nato per processi ben conosciuti, processi fisici, chimici e dopodiché biologici. E il nostro sistema planetario è nato questo granellino di sabbia. Perché in confronto con l'universo, come abbiamo visto stasera, qual è un granellino di sabbia intorno a un altro granello di sabbia chiamato il Sole? Ci sono 100 miliardi di stelle nella nostra galassia. Si stima che ci sono 100 miliardi di galassie. Allora fate voi la moltiplicazione. Nell'universo ci sono 10 alle 22 stelle, più o meno. Cioè più o meno qualche milioni. Ma cosa importa quando abbiamo 10 alla 22 stelle? Uno con 22 zero a dietro. Cominciamo a capire un po' quello che voglio dire per l'universo fertile. Alla bella età di 14 miliardi di anni, a 10 alle 11 galassie, alle 10 alle 22 stelle, è fertile. Fertile perché cosa? Vediamo. In ogni modo, su questo granellino di sabbia, però è importante ovviamente per noi, è successa una bella cosa, che dobbiamo riflettere, anche noi scienziati non riflettiamo la meraviglia delle origini delle scienze moderne. Diciamo con Galileo, Leibniz, Newton, in poi ad Einstein, che abbiamo potuto mettere l'universo nella nostra testa, nel nostro cervello, in un senso, in un certo senso molto vero. Come posso io sto qui a dirvi, senza esitazione, che la nostra galassia misura 100.000 anni luce? Come posso dirlo? Posso dirlo con la stessa esattezza quando dico io misuro 1 metro tanti centimetri. Come posso dire che ha 100 miliardi di stelle? Perché ho misurato la massa della galassia, perché sta in rotazione, la rotazione è dovuta alla legge della gravità. La legge della gravità è una misura della massa degli oggetti. Misuriamo la massa della Terra, perché gira intorno al Sole secondo la legge newtoniana della gravità, che dipende dalla massa. Allora applichiamo la stessa legge che applichiamo quando io mi metto sulla bilancia la mattina a misurarmi il peso, faccio la stessa cosa quando misuro la massa di una galassia. È quello che voglio dire, mettere l'universo nella nostra testa, per le leggi della fisica, la chimica e eventualmente la biologia. È vero che mettiamo l'universo nella nostra testa. L'universo non sta più in un'evoluzione cieca. Cioè in noi, se non in altri, se ci sono altri va bene, se non ci sono va altrettanto bene. Io mi occupo del fatto che qui sulla superficie della Terra, in noi l'universo ha una capacità di autoriflessione, riflette su se stesso in noi, quello che facciamo stasera. Non è che solo guardiamo le stelle e quante sono belle. No, possiamo domandare e rispondere cosa sono e da dove siamo venuti noi. E in un certo senso, con, come dicevo, tanta ignoranza ancora, possiamo rispondere un poco alle domande. Possiamo autoriflettere. L'universo in noi è autoriflessivo, per dire. Quando succede, abbiamo tante domande. Vengono più domande che risposte. E allora a questo punto volevo cercare
come io povero italiano, a dire una barzelletta di due investigatori inglesi. Forse avrebbe letto anche voi, perché è molto diffuso. È una serie di gialli, no? Di Sherlock Holmes e Dr. Watson, due investigatori inglesi. E questi due hanno proprio una vita sedentaria. Vanno alla scena di una tragedia qualcosa, indagano così, tornano in laboratorio, si mettono seduti, studiano i dati, prendono un tè, un gin e tonic, bevono un po', ma un bel giorno, questa vita sedentaria, hanno deciso di andare a fare una bella escursione in montagna, come ho potuto fare io grazie agli amici qua stamattina. E allora, una montagna in Inghilterra non esiste, allora trovano una collina. Non l'hanno fatto mai una cosa del genere, ma vanno a comprare tutto l'attrezzatura più bella, no? Dei sacchi a pelo, materassini da campeggio, una bella tenda grande, perché essendo una vita sedentaria sono anche un po' corpulenti, no? Hanno una tenda per quattro persone, sono in due persone, e vanno su, fanno un bel fuoco, mangiano bene con un po' di vino, eccetera, e vanno a dormire. Ma non ha avuto mai l'esperienza, anche con tutta l'attrezzatura, di dormire su terraferma. Uno si sveglia, l'altro si sveglia. Una volta, tutti e due si svegliano insieme. E Holmes guarda Watson e dice: Watson, cosa pensa di quello? E Watson dice: ma Holmes, Watson è un tipo filosofico, no? C'ha le grandi teorie, eccetera. Holmes è quello empirico, studia tutti i dati, eccetera. E Watson dice: Holmes, dipende di quello che vuoi dire. Stai parlando astronomicamente, ma quelle mi dicono il piano equatoriale della nostra galassia, Via Lattea, che lo è. Ma se stai parlando teologicamente, mi dicono che quella nostra galassia è una fra tante galassie nell'universo, bisogna che ci sia un Dio. Ma se stai parlando meteorologicamente, domani avremo una bella giornata per le escursioni, perché quanto è limpida il cielo stasera, ma cosa pensi tu, Holmes? E Holmes lo guarda e dice: Watson, io penso che qualcheduno ci abbia fregato la tenda. Non dico quello per dire dobbiamo ogni tanto lasciarci fregare la tenda, perché ognuno di noi, io per primo, ho davanti a me, intorno a me, una tenda, certi pregiudizi sia filosofici, religiosi, eccetera, che mi spingono a pensare in un certo modo delle cose. Va bene, nessuno è fuori di questo rischio di far dominare i pregiudizi sui fatti. È quello che voglio dire per la tenda. Sciogliamo un po' la tenda e guardiamo da bravi scienziati cosa vuol dire quello che ho detto stasera. Cosa sono le implicazioni, per dire, religiose, se vogliamo, teologiche, filosofiche? Cosa sono le implicazioni? Cioè, uscendo fuori un po' dalle scienze vere, a prendere i risultati della scienza, a dire cosa vogliono dire a noi questi risultati. Riassumiamo un po', che è facile riassumere. Un universo che ha 14, mettiamo 14, miliardi di anni luce, andava in espansione, le distanze divenivano sempre più grandi. In quel processo di espansione sono successe certe cose. Sino ad oggi, 14, vediamo 14, sino ad oggi, sono nati gli atomi, i primi protoni, le galassie, le prime stelle.
Dopo 12 miliardi di anni, i primitivi organismi umani. Fatto. Perché ci volevano 12 miliardi di anni di fare una ameba, una bestiolina tanto piccola, tanto semplice? 12 miliardi di anni, in un universo che ha 14 miliardi. Ma sappiamo, ci volevano 3 generazioni di stelle per arrivarci all'abbondanza chimica sufficiente per fare qualsiasi organismo vitale. Ci volevano 12 miliardi di anni, 3 generazioni di stelle. Ma più importante per me è dopo l'inizio della vita, cosa è successo in questo periodo? Cioè, da dove e come siamo venuti noi dopo i primi processi della vita? Una risposta proprio definitiva, non posso proporre, ma iniziamo così, da bravi scienziati. Quello sembra complicatissimo, ma non lo è. Misuriamo 2 parametri fondamentali di qualsiasi oggetto. Quanto pesa la massa e quanto misura, quanto alta. Allora, io peso tanti chili, misuro tanti metri, centimetri, mi metto qua. E tutti gli oggetti, dal protone all'universo intero visibile, misuriamo questi 2 parametri e vediamo, è una meraviglia, che c'è un certo rapporto. Non ci sono oggetti qui, non ci sono oggetti. Tutti gli oggetti, compresi tutti gli oggetti vitali, stanno in rapporto con tutti gli altri oggetti. Questo non è una prova, ma un bel indizio che siamo noi, come tutti gli altri oggetti, prodotti dell'universo. È un'indicazione, almeno quello, da quanto sappiamo scientificamente parlando. E se andiamo un po' avanti, per me non c'è dubbio che l'universo fertile dall'inizio ha creato, man mano, passando gli anni, ha creato la chimica sempre più complicata. Se vogliamo dire, si iniziava con un atomo di idrogeno che si è incontrato con un altro atomo di idrogeno per forza delle leggi della chimica, ha fatto una molecola di idrogeno che si è incontrato con un ossigeno, ha fatto una molecola di acqua e così via. Nel corso di 14 miliardi di anni si sono complicati tanto che siamo arrivati alle molecole più complicate e prebiotiche, i sucri, eccetera, che sono i mattoni per la vita umana. Cioè, tramite una complessità chimica nell'universo tanto fertile, siamo arrivati a noi. È innegabile, questo processo è innegabile, ma ovviamente tutte le parti della catena, non è che conosciamo tutti, ma un processo di evoluzione di organismi sempre più complessi, sinché siamo arrivati al cervello umano, che è la macchina più complicata che sappiamo. Per dire la macchina, parlo come un materialista, perché da scienziato parlo così, non nego l'anima umana, lo spirito, eccetera, della persona umana. Ma dalle scienze non ci arrivo a vedere quell'anima, ma vedo il cervello, studio il cervello, è la macchina più complicata che ci sia. Allora, stiamo per terminare, ma non termino prima di azzardare un'ultima domanda. Questo processo ben conosciuto, assai ben conosciuto scientificamente,
è successo per caso, torniamo alla domanda, o per necessità? Cioè questa complessità, c'è stato un progetto o è successo? Semplicemente l'universo è successo per caso, gli atomi si sono incontrati e finalmente siamo usciti noi fuori, o c'è stato un progetto, diciamo anche di un Dio? È difficile rispondere perché, come dicevo prima, la domanda per me è insufficiente se non sbagliata. C'è la fertilità dell'universo. Si chiedeva ad Einstein e lui rispondeva sempre, Dio non ha giocato, cioè a dadi. Ma c'è un microbiologo che dice, mi dispiace Albert, sei bravo, senz'altro, ma Dio ha giocato a dadi, ma ha barato i dadi. E volevo dire che Dio ha creato un mondo e ha voluto in quel mondo che processi casuali, processi necessari e la fertilità dell'universo si incontrano nel processo dell'evoluzione. E spiego. I due atomi si incontrano. Le molecole divengono sempre più complicate. Ma man mano che divengono più complicate, c'è una incanalizzazione del processo. Cioè un atomo di idrogeno potrebbe farsi qualsiasi cosa, ma un atomo di metano è già un po' determinato. E una molecola di zucchero ancora più determinato. Cioè man mano che la complessità cresce, la complessità chimica, c'è un certo, come posso dire, destino, c'è un indirizzo verso noi e procede ancora. Ma non vuol dire che c'è un, per me le parole sono sempre povere, specialmente quando parliamo di Dio, non vuol dire che necessariamente c'è stato un Dio che ha determinato questo processo. Non vuol dire necessariamente dal punto di vista di uno scienziato. Ma se credo in Dio per altri motivi, e credo in Dio per altri motivi, i risultati scientifici mi dicono tanto di quel Dio, mi dicono che è un Dio che non ha determinato, non è un autocrata. Non è un imperatore che determina tutti i processi dell'universo. Ha lasciato all'universo una certa creatività propria, un certo indeterminismo. È un universo più bello e per me è un Dio più bello, che non è un Dio onnipotente, onnisciente, nel senso classico della parola. Bisogna ripensare cosa, io non nego, io credo che Dio è onnipotente, ma cerco di ripensare cosa vuol dire onnipotente quando so che l'universo ha questo indeterminismo dentro di sé. Finalmente, questo è un albero dell'universo, un strano albero, non è un albero della vita, ma dell'universo. Strano per un altro motivo, che ha conservato tutti i processi, tutti gli oggetti nell'universo, sin dal Big Bang ad oggigiorno. 14 miliardi di accumulare tutti i processi, tutta la storia dell'universo. Cioè, non sono cascate nessuna foglia, nessun ramo potato. Tutto lì. Cioè, gli atomi, le prime galassie, la nascita del mio nonno, io, Gesù Cristo Galileo, tutti i processi nell'universo sono lì. Anche i processi falliti. I due atomi che si incontravano e non facevano una molecola più complicata perché la pressione e la temperatura non era giusta. Cioè è un processo casuale. In certi casi va avanti, in moltissimi altri casi non succede niente.
È un processo casuale in quel senso. Ma se passiamo una bella brezza, un bel venticello, cosa succede? Questo. Inevitabilmente, non ho detto necessariamente, perché se dico necessariamente nego tutto quello che ho detto. Non sono solo i processi necessari, ma una certa inevitabilità c'è stata, un certo destino, ma un destino intrinseco all'universo stesso. Se credo, messo lì da Dio, ma questo per chi non crede, non crederà da questo risultato. Io non sono venuto a credere in Dio per questi risultati scientifici. Non si arriva per me a credere in Dio per ragionamenti del genere. Ma chi crede, e allora vede in questo, sì, bello che Dio ha fatto un mondo che ha questo destino. È intrinseco all'universo perché i processi, anche casuali, hanno un certo destino quando si incrociano con i processi necessari in un universo che ha dato tantissime opportunità. I processi falliti sono molto maggiori ai processi che con un buon successo. Quello è ovvio nell'universo. Ma le tantissime opportunità. Se io gioco alla lotteria questa settimana e vinco, sono felice. Ho un bel premio, 5 milioni. Se gioco la prossima settimana e vinco ancora, sono ancora più felice, ovviamente. Ma se gioco per 10 settimane di seguito e vinco ogni settimana, sono felicissimo, ma so che c'è qualcheduno che sta parando il processo a mio favore, ovviamente, perché il caso non va così. E l'universo è un po' così. Se con tantissime stelle, 14 miliardi di anni, tantissimi atomi che si incontrano, tantissime molecole complicate, cosa c'è da sorprendersi se ogni tanto esce un cervello umano? Cioè ogni tanto, fra milioni, miliardi, miliardi di volte, una volta, due volte, 100 volte esce un cervello umano. Cosa c'è da sorprenderci? E quello che voglio dire è che l'incrocio dei processi che spiega un risultato del genere. Alla fine dico, perché c'è l'essere umano in cima qua? Dalla nostra ignoranza. È la macchina più complicata che sappiamo. Chi sa di una macchina più complicata, per favore, mettila lì in cima. Ma è solo quello per ignoranza, non è per egoismo che mettiamo noi in cima. Siamo arrivati lì. Ma quell'albero cresce ancora. C'è ancora un futuro. Grazie dell'ascolto. Credo di poter dire senza ombra di dubbio che ci ha raccontato una storia un po' differente da come si vive e si pensa tutti i giorni. Naturalmente Padre Coin è a disposizione per chi vuole interloquire con lui, quindi farsi sotto, avanti. Sono pronto con il microfono. Sulle mani. Non mi piace. L'universo non è infinito, penso, no? E se non è infinito vuol dire che è finito. E se fosse finito dopo cosa c'è? Domanda sciocca forse, ma non si riesce a immaginare cosa possa essere dopo che finisce l'universo. Grazie. Non sappiamo se l'universo è finito o infinito, non sappiamo. Se fosse finito, per creare un problema,
Non è che l'universo finito si espande in uno spazio prestabilito, man mano che l'universo si espande, crea, per dire, lo spazio. Lo spazio e il tempo sono parametri dell'universo. Per dire, sono dentro l'universo. E allora un'altra domanda che è simile, si chiede ogni tanto, ma se l'universo ha avuto un inizio, e neanche quello sappiamo bene, cioè sappiamo che l'universo in cui abitiamo adesso ha avuto un inizio con un Big Bang, ma se l'universo è ben possibile, non c'è niente contraddittorio, che l'universo è un universo pulsante, per dire, si espande, si contrae, si espande, si contrae. E noi stiamo in un'epoca di espansione. Sembra la fantascienza, e per me un po' di fantascienza c'è, perché non c'è nessuna evidenza di un universo anteriore, non c'è nessuna evidenza, ma se l'universo ha avuto un inizio, si può chiedere, ma Dio prima dell'inizio dell'universo, cosa stava facendo? Sant'Agostino, che ha studiato il tempo, lui è uno dei primi a studiare il concetto di tempo, oscillazione di un pendolo, eccetera. Agostino ha detto Dio, prima della creazione del mondo, stava creando l'inferno per coloro che fanno domande del genere. E non indirizzo quello a lei, no? Per carità, ma una bella risposta, perché il concetto di tempo, di spazio, è per la gente è un po' difficile. Un po' difficile, perché non si può dire, cioè, l'universo è dappertutto o in nessun posto. Perché il posto è dentro l'universo. Dove è nato l'universo e quando? E cosa stava, cioè cosa c'era prima? Non c'era un prima, non c'era tempo. Tempo è una caratteristica dell'universo stesso. Con la nascita dell'universo è nato il tempo e lo spazio. Lei però non mi ha risposto alla domanda del tema della serata, se c'è vita nell'universo. C'è, ci stiamo. Ma noi soli sulla Terra, a quanto sembra, e dopo? La Terra sta nell'universo. Sì, e su... Vuol dire c'è vita altrove nell'universo? Esatto. Non è una domanda, risposta questa, scusa. A quale domanda... Sto così, con bocca chiusa. Non è una da risposta. Da scienziato non c'è nessunissima evidenza per la vita o contro la vita altrove. Allora sto zitto. E come religioso o gesuita? Uguale. Non cambia niente. Sto altrettanto zitto, perché... Che punto religioso potrebbe spingermi a dire di sì o di no alla vita altrove? Ma, scusa, innanzitutto io farei una precisazione. Non parlerei di Dio, ma parlerei di divino. E c'è una profonda differenza, primo. Secondo, io non parlerei di casualità, ma parlerei di processo sincronico. Di tutto quanto quello che ha spiegato lei. E poi è assurdo pensare che nell'universo, visto che abbiamo 10 alla 22 di stelle e 10 alla 11 di galassie, siamo gli unici, l'unico granello di sabbia, come lei ha detto prima,
dove c'è la vita. Quindi è un'assurdità tremenda. Perché posso fare io una domanda? Certo. Perché è assurdo? Ma perché? Perché non siamo gli unici abitanti dell'universo. Perché l'uomo è assurdo? Che c'è assurdo, uno perché... solo pianeta con la vita. Ma perché è assurdo? Ma è come dire che sulla Terra ci sono 6 miliardi di persone e io sono l'unico abitante della Terra. Non mi sembra assurdo. Ma perché? Perché non mi sembra assurdo, è ben possibile che la vita sia limitata alla superficie della Terra. Esatto, è ben possibile. È ben possibile, quindi non è impossibile che ci sia la vita... Non è impossibile, ma non è assurdo che la vita sia limitata alla superficie. Non vedo l'assurdità, onestamente. Lei deve darmi motivi perché è assurdo a pensare della vita sola sulla superficie della Terra. Non dico che la vita è limitata, non dico quello, ma se fosse limitata sarebbe assurdo. Cioè la gente che mi dicono, ma come mai Dio avrebbe creato un mondo tanto grande, con tante stelle, tanti pianeti, e abbiamo già scoperto 200 pianeti, no? Intorno ad altre stelle. Allora i pianeti ci sono, ma come Dio avrebbe creato un mondo tanto fertile, per ripetere quella parola, e avrà limitato la vita a questa terra? Ma prima risposta, chi sono io a dire a Dio che può e che non può fare, prima, dal punto di vista religioso? Secondo, dal punto di vista di uno scienziato, in quanto so io, la generazione di una persona umana si fa tramite un uovo e un spermatozoa, se pronuncio bene le parole. Ma quei spermatozoi maschili sono milioni. E la vita è limitata al un spermatozoa. Vero? Cioè è molto azzardato andare avanti a dire come la vita potrebbe essere limitata. Ci sono tanti processi da dove le tantissime possibilità arrivano a un solo risultato, tantissimi. E allora potrebbe essere quello. Io personalmente non ci penso così, penso che la vita è molto profonda, ma è un mio pensiero personale e non so neanche difenderlo. Ma non trovo assurdo che la vita fosse limitata alla superficie della Terra. Onestamente non trovo l'assurdità lì. Volevo fare una domanda. Siccome alcuni scienziati hanno fatto delle formule per stabilire statisticamente di culture, di civiltà, diciamo così, conviventi nel nostro momento storico, quindi coincidenti con la nostra, le chiedevo se dal punto di vista statistico, quindi sul fatto di queste casualità o necessità, elaborando i dati solo statisticamente, si poteva arrivare a un calcolo. Sì, ma è molto difficile. Si può. E si tenta di fare un calcolo. Non sono bravo come statistica, ma i matematici fanno la statistica. E primo, per pura casualità, è proprio escluso statisticamente. Sarebbe la statistica che siamo venuti noi fuori per pura casualità. È una parte in 10 alla 500. Cioè è escluso scientificamente, è una statistica che dice che non è accettabile a uno scienziato avere la possibilità di 1 su 10 a 500 volte. La statistica è misurata, cioè non è certa, è quasi, quasi necessaria la vita, quasi. E chi dice che è necessaria, era necessaria lo sviluppo della vita. Ma la maggior parte della statistica arrivano a una buonissima probabilità, ma non una certezza per la vita. Da quanto sappiamo, ma siamo ignoranti. Per esempio, le origini della vita, sì, qui sulla superficie della Terra, non sappiamo. Si parla di comete che hanno portato i primitivi organismi. Si parlano dei
del profondo dell'oceano, che è dove è nata la vita per la prima volta. Si parla di tante possibilità, nessuno lo sa. E per dire un'altra cosa al Signore lì che ha fatto la domanda, la vita altrove nell'universo, se uno mi chiede le condizioni per la vita altrove nell'universo, posso aprirmi la bocca un po'. La vita, come dicevo, non posso dire niente, ma le condizioni qualche cosa posso dire. Quanti pianeti, la possibilità che c'è un pianeta come la Terra, cioè la vita come sappiamo. Ma se dovessi arrivare alle condizioni certe per la vita altrove, è un gran salto dalle condizioni alla vita stessa. Quando pensa sotto i nostri piedi, non sappiamo fare quel salto. Le condizioni per la vita c'erano perché ci stiamo, ma dalle condizioni alla vita stessa non sappiamo fare quel salto anche sulla superficie della Terra. Allora è molto azzardato di parlare della vita altrove anche sapendo che ci sono le condizioni per la vita. Se mi spiego, non so se... Prima ci ha detto che più lontano guardiamo, più vediamo cose vecchie. È giusto quello che dico. O più giovane, sì. Dipende di punto di vista. E anche sottolineato che questo effetto ci è comodo perché riusciamo a capire come è nato l'universo. Sì. Ora io faccio un'altra domanda e dico, questo effetto non ci può anche danneggiare limitando le nostre osservazioni in qualche modo? Sì. O c'è solo utile? Sì, no, sono più utile che dannose, ma ci sono problemi. Per esempio? Perché se vediamo oggetti tanto distanti di un'epoca molto... cioè giovani, oggetti giovani nell'universo, come confrontiamo quei oggetti giovani che oggetti più vicini a noi? Cioè come facciamo ancora quel salto dalla gioventù di una galassia a una galassia più vecchia? È difficile, perché bisogna pensare di tante cose. Cioè l'universo all'inizio era molto più denso, per esempio, si formavano più rapidamente le stelle e le galassie perché stavano molto più, la materia era molto più condensa. No, crea problemi, ma è più un vantaggio, dal mio punto di vista, è più un vantaggio quello della velocità della luce finita che è un problema. Visto che si è finito questo argomento, io voglio chiedere, sono molto ignorante nel tema, non tanto della esistenza della vita, ma la teologia, come teologia, filosofia e teologia, nega, cioè ha una... Quanto so io, la teologia e la filosofia, ma più la teologia parla, non ha preso nessuna posizione sulla vita altrove o no. La Chiesa, la Santa Romana Chiesa, ha una tendenza di negare la vita altrove perché crea problemi grossissimi. Perché ci andiamo avanti solo per un momento, se c'è la vita altrove. Si domanda, io mi incontro con un essere extraterrestre e parliamo e dico, ma tu sei intelligente? Eh sì, cosa vuol dire intelligenza? Allora, non so neanche io, ma non c'è, sì, siamo intelligenti, ma
Avete voi uno spirito, cioè una vita spirituale, diciamo, e neanche quello sono ben disposto a poter dire cosa vuol dire, ma diciamo sì, abbiamo, cioè abbiamo un desiderio di immortalità, ma voi, Dio vi ha creati, sì. E voi avete peccato, cioè il peccato originale che parliamo noi. A quel punto è interessante per un teologo a soffermarci, perché il peccato originale è successo, non era necessario. E allora questo essere avrebbe potuto dire no, siamo innocenti sin dall'inizio. Ma per andare avanti con l'argomento, lui dice sì, abbiamo peccato, cioè i miei nonni ci hanno parlato di Adamo e Eva e tutta quella roba lì, ma siete stati salvati? E allora ancora il fatto che secondo noi cristiani siamo stati salvati è un fatto storico, cioè Dio avrebbe potuto lasciarci peccatori per sempre a non mandare il suo figlio Gesù Cristo. Ma per prendere avanti l'argomento dice sì, siamo salvati, ma che? Come siete salvati? E se lui dice Dio ci ha mandato il suo unico figlio a salvarci, abbiamo ovviamente un problema. Cioè l'unico figlio di Dio avrebbe potuto scendere sulla terra, essere completamente Dio e completamente umano, secondo il credo cristiano. E anche essere completamente Dio e completamente marziano? Non vedo come, ma ancora non posso mettere limiti a Dio, ma è un problema della teologia. Allora, per quel motivo hanno messo Giordano Bruno al rogo, Per non avere questi problemi, perché lui per primo parlava di mondi infiniti, di essere intelligenti altrove nell'universo. E in quell'epoca era uno, solo uno dei motivi per riscaldarlo. Da quello che ci ha esposto, i punti di contatto tra la Bibbia e la nascita dell'universo. Il Signore ha detto, lo so, sulla Bibbia, e la luce fu, fiat. Sì. È un Big Bang o la nascita dell'universo? Mm-hmm. E questo punto qui ha coincidenza con quello che ci ha descritto della formazione dell'universo? Sì. Non so se... Meno male che sia venuto verso la fine, immagino. No, è ovviamente una domanda di... Dico in parole molto brevi, la Genesi, il fiat lux di Dio, i sette giorni della creazione del mondo, è una bella storia, bellissima, e ci insegna tante cose, ma non dice niente della scienza, nientissimo. Cioè, per rispondere brevemente, la Bibbia non ha niente a che fare con la scienza, niente. E chi? Come va il cielo. Galileo diceva, la Bibbia ci insegna come andare in cielo, non come vanno i cieli. Diciamo una cosa finale su questo tema. La Bibbia fu scritta fra 2000 anni prima di Cristo a 200 anni dopo Cristo, in quel periodo, da moltissimi diversi autori in diverse culture, con diversi motivi, poesia, storia, eccetera. La scienza che facciamo noi è nata con Galileo, nel XVII secolo, diciamo, in poi. Allora è impossibile avere
un autore della Bibbia scrivendo la scienza che non esisteva. È assurdo, quel è assurdo a pensare così. Ma purtroppo, specialmente negli Stati Uniti, è un disastro del fondamentalismo biblico che è un disastro, ma è quello. O dico ai miei studenti, io prendo due pagine dal Corriere della Sera, no? Prendo un capitolo da un testo di fisico, una poesia di Ignazio Siloni, certe frasi di Shakespeare, una storia della moderna storia di Europa, un capitolo lì, e metto tutto insieme. E leggo con un bella legatura di cuoio, no? E do a questo studente e dico, scrivami una tesi su di quello. Cosa farà? Cosa farà? Non è un libro, è un insieme di scritti da diverse epoche. Quello è ovvio da qualsiasi studio della Bibbia, anche quella più superficiale. Ci sono due presentazioni nella Genesi della creazione che sono contraddittorie fra loro, in piccole cose, che dicono un certo giorno Dio faceva questo, l'altro dice no, un altro giorno ha fatto quello. Ma gli autori non parlavano fra loro, non si sono messi insieme per... E perché sono diversi da voi? Alcune risposte chi ha voluto avere le avute, altre non ci saranno ancora, non ci saranno magari ancora per tanti anni. Quello che è vero è che indubbiamente Padre Colin c'è la fondazione di pensiero. Purtroppo